A bassa quota, in superficie. Ecco come vuoi procedere nella vita. Non vuoi elevarti perché se tu ti elevassi capiresti molte cose. Dall'alto avresti una visione che ti indica i limiti evidenti del gioco sociale alterato perché crei continue tensioni, le quali alimentano la produzione di tutto. Tensioni perché non hai le cose belle da mangiare, da toccare, da indossare. Tensioni perché non hai le materie prime per produrre le cose belle da mangiare, da indossare, da toccare. Tensioni perché qualche paese straniero vuole impedirti l'accesso alle materie prime con cui produci qualche cosa di buono da mangiare, da indossare, da toccare. Tensioni. Ecco, se tu ti elevassi, capiresti che il gioco è truccato. Ogni guerra ti dice che ti fa aumentare il prezzo della benzina. Anche se non c'entra nulla con la benzina, e cioè anche il gas, anche se non c'entra nulla con il gas. Ma tu non vuoi sapere. Tu vuoi stare a bassa quota e in superficie, perché capisco, non vuoi elevare lo sguardo perché sei umile. Ti hanno detto che i bravi bambini non guardano in alto, sono umili. E allora tu stai con lo sguardo basso, con la faccia a terra, hai timore. Con la faccia a terra hai timore, vabbè, allora approfondisci. Non guardi in alto, approfondisci, scava. No, 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 dice, non scavo perché se scavassi potrei scoprire. E allora rimani in superficie. Mangi i croccantini prodotti con materie prime che arrivano superando tensioni di cui non si può parlare, mangi i croccantini senza domandarti se servono per la tua dieta, senza domandarti perché tu debba pagare i croccantini e quanto, qual è il prezzo giusto. Approfondisci, scava. Ah no, no, no. Tu vivi in superficie, non approfondisci mai, non ti elevi mai. A bassa quota, in superficie. Ma stai bene? Ti senti bene? Ti realizza? Non devi rispondere a me. La mia opinione non conta. Devi rispondere a te.